Filippo Bisciglia e le lacrime a Temptation Island, emersa la sua vera anima. Il conduttore di Temptation Island ha pianto durante un falò di confronto. Il programma dell'estate è senza ombra di dubbio quello di Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Quest'anno sono tante le coppie che si sono messe in gioco al fine di verificare la tenuta di sentimento, ma non tutti ricordavano, prima dell'intervista che ha rilasciato Filippo Bisciglia, che proprio lui si era commosso sentitamente durante un falò di confronto di una coppia che si era separata una sera e rimessa poi di nuovo insieme il giorno dopo perché lui si era pentito. Questa cosa ha colpito molto una spettatrice del programma tanto da voler scrivere una lettera ad Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo TV dicendo che è emersa la vera anima di Filippo, da sempre considerato una brava persona. Filippo Bisciglia elogiato da Cecchi Paone, persona di cuore. E a rispondere alla lettera ci ha pensato appunto Alessandro Cecchi Paone che ha così commentato: Filippo è una persona di cuore, basta incontrarlo di persona fuori dallo studio televisivo per rendersene subito conto. D'altronde se bisogna lavorare con Maria De Filippi non si può non essere dotati di un briciolo di empatia perché si ha sempre a che fare con le storie degli altri, con persone che lottano con i loro moti dell'anima invasa da rabbia, rimorso, ma anche tanto amore. Basta pensare a Uomini e Donne dove le persone si mettono in gioco e cercano l'amore, ad Amici dove gli allievi vogliono mostrare il loro talento e che venga riconosciuto dal pubblico o a C'è posta per te dove famiglie disastrate cercano una strada per la pace. Temptation Island è un successo, da sempre il programma perfetto per l'estate. Come scrive Alessandro Cecchi Paone soprattutto in merito all'empatia di Filippo Bisciglia, la sua piacevolezza umana è dovuta alla campagna Pamela Camassa. Sono assolutamente una bella coppia sincera e per bene. Intanto il pubblico conta i giorni che lo separa da una nuova puntata di Temptation Island, lanciato uno spoiler di recente. Non c'è nulla da fare perché è il programma dell'estate, e fin dalla prima puntata gli ascolti sono aumentati invece di scendere o di stabilizzarsi. Segno che la gente si diverte in estate a commentare le relazioni altrui, criticare i comportamenti dei fidanzati e tifare per le fidanzate che spesso li mandano al diavolo con la speranza di rinascere dalle proprie ceneri come delle novelle fenicie.